Sono mezzogiorno e un quarto. Io darei la parola a qualcuno se non avete altri programmi. Prego, Patrizia. Ma sì, vieni qua, dai. Non so se funzionano quelli, però non sono della... Ma una breve osservazione a, a Simone sulla questione, perché ha parlato della Società delle Nazioni con molto en passant, il tempo era tiranno per queste relazioni, e, però mi sono notata il per il fascismo la Società delle Nazioni è un problema. E io ho certo è un problema come ricollocarsi, soprattutto naturalmente poi la scelta è quella di uscire dalla Società delle Nazioni alla fine del 37 eccetera, però per lungo tempo mi pare che la Società delle Nazioni, almeno non per la diplomazia più tradizionale, ma all'interno delle relazioni internazionali, la Società delle Nazioni è anche una risorsa per il fascismo, perché di fatto il fascismo, cioè l'Italia è una delle vincitrici, c'è Versailles, c'è tutto il problema della vittoria e dei risultati non portati a casa, però alcuni risultati a livello di organizzazioni, l'istituto per, viene portato a Roma per l'agricoltura, il rapporto che si instaura con l'istituto internazionale per la cooperazione intellettuale, e quindi tutto il rapporto, l'istituto per l'educazione e per la cinematografia educativa portata a Roma. In sostanza c'è questa idea di avere dei pezzetti, no, della Società delle Nazioni a Roma, alcuni organismi, come d'altronde ottengono altri paesi come la Francia o il Belgio. Ecco, allora io rivedrei questo giudizio, forse all'interno poi di queste diverse periodizzazioni, però la mia impressione è che fino naturalmente alla guerra d'Etiopia e al rapporto che si instaura, no, politico-diplomatico con la Società delle Nazioni, l'Italia fascista ci stia abbastanza bene all'interno, anche vedendo magari non attraverso quel corpo diplomatico, ma attraverso tutta una serie di personaggi e anche di tecnici, possiamo dire, che entrano nei diversi organismi della società e dei sottogruppi, e naturalmente poi il rapporto con l'ufficio, con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che dà grossa spinta anche a un settore sindacale corporativo a partecipare in questa rete internazionale. Ecco, magari una precisazione su questo credo che sia importante fare. Raccogliamo qualche altra... Prego, accomodati, vieni. E poi dopo i relatori rispondono, facciamo così. Tanto abbiamo un po' di tempo, abbiamo 10 quarto d'ora. Un paio di osservazioni più che domande. Intanto vorrei ringraziare tutti e quattro i relatori perché hanno offerto spunti importanti per mostrare, mi pare, non solamente, diciamo, anche a posteriori come è stato normalizzato il tema del regime fascista, ma anche in qualche modo come pezzi rilevanti della società hanno preso le distanze dal fascismo nel post, e quindi diciamo mi pare che da questo punto di vista c'è una grande rilevanza non solamente per quanto riguarda il periodo del fascismo, ma anche per quanto riguarda il modo in cui poi nell'Italia repubblicana questo è stato pensato. E da questo punto di vista mi pare, anche se non voglio così, che gli spunti di René Stolzi non siano totalmente allineati con i commenti di Guido Meles alla fine, cioè io vedo invece, mi pare, ma non voglio mettere in difficoltà nessuno, una divaricazione tra nei contenuti dei commenti e della relazione, ma magari mi sbaglio. L'osservazione che volevo fare era soprattutto al bell'intervento di De Ninno, ma sono veramente delle osservazioni. Mi è parso particolarmente interessante e stimolante, e diciamo condivido profondamente
questa idea che sia il modello fascista e quindi il regime, diciamo, l'immagine del regime fascista che traina l'immagine dell'esercito, che mi pare sia quello che si evince dalla relazione, e da questo punto di vista questa relazione rafforza l'idea che mi sono fatta ormai da un po', cioè che questo impatto sia profondo e radicato già dagli anni 20 e poco riconosciuto tanto alla storiografia nazionale che da quella internazionale fino a tempi recenti. E, mi interesserebbe una riflessione in più, tu ovviamente ti sei fermato alla guerra, ma noi abbiamo questa riflessione sulla percezione e sull'investimento del fascismo in questi due settori, e dall'altra parte però appunto in qualche modo siccome non parli della guerra non abbiamo la prova dei fatti e non capiamo da quell'immagine, lo capiamo fino a un certo punto, il crollo, l'inefficienza eccetera. Allora diciamo magari su questo ci sono già degli spunti negli anni 20 e 30 che magari appunto anche per ragioni di tempo non sono stati così approfonditi, ma grazie a tutti, grazie. E quattro davvero. Ancora? Prego, vieni. Mi hanno detto che bisognerà chiudere poi alle 13.20, alle 12.30 diamo la parola a Colombo in remoto e poi ci sarà ancora uno scorcio di dibattito, quindi ora fino alle 12.30 continuiamo a fare le domande, se possibile poi le risposte le rimandiamo alla seconda fase. Prego. Sì, davvero c'è l'imbarazzo della scelta di fronte ai temi e alle relazioni e alla lezione che Guido ci ha dato di come si studiano le istituzioni quando ha elencato i temi e i punti, quindi un'altra sezione molto ricca. Anch'io un paio di considerazioni. Parto anch'io da Duranti. In realtà quello che è vero quello che dice Patrizia, secondo me, che la Società delle Nazioni è una risorsa, come si dice, però è alla fine soprattutto un problema per il fascismo, o più esattamente è il fascismo che è un problema per la Società delle Nazioni, nel senso che credo, come Enzo Collotti ha più di altri, più di Pastorelli o di altri studiosi, diciamo così, ci ha spiegato. Il fascismo sin dall'inizio è una destabilizzazione continua della prospettiva di pace della Società delle Nazioni, e persino quando le istituzioni sono contaliniane poi si trovano a far Corfù facendo politiche che certo forse non avrebbero voluto fare se avessero potuto scegliere, in un regime, di nuovo mi appoggio a Guido Mellis, che tende verso il totalitarismo. E questo è un punto di fondo, diciamo, credo, del convegno e anche delle relazioni di oggi. Per quanto riguarda Nino, ovviamente ho apprezzato assai questi aspetti di novità e di una storia delle percezioni, diciamo così. Straordinario, secondo me, il punto importante è soprattutto la seconda parte, quello in cui, sulla base delle fonti degli addetti militari stranieri, si vede come all'estero si guardava l'Italia. Questo è il punto più importante. E quindi, di nuovo, la minaccia che all'estero si percepiva l'Italia fascista. E quindi questo si lega con la destabilizzazione della Società delle Nazioni. Discuterei un po' quando si comparano gli uomini con le squadriglie e con il tonnellaggio. Perché obiettivamente l'esercito conosce, l'italiano, come tutti gli eserciti del periodo fra le due guerre mondiali, conosce un'enorme rivoluzione, cioè la guerra passa dalla guerra fatta a piedi con il moschetto alla guerra in Italia ancora col moschetto, ma soprattutto con il carro armato. Allora, se si contassero le spese per la meccanizzazione, la motorizzazione e i carri, forse questo equilibrio tra le tre forze armate verrebbe un po' ridimensionato nell'ottica comunque di un impegno per la spesa militare che non è secondario. Ecco, questo è il punto. Però questa è proprio una questione di dettaglio e così. Sempre sul totalitarismo, quello che ci ha detto René Stolzi, a mio avviso, è centrale in tutto questo e contribuisce come persino negli apparentemente angusti e naturali spazi del privato, in realtà la spinta totalitaria, che è vero c'è anche a Weimar, ma in Italia si declina in maniera diversa. Quindi
Io farei un appello, non so se è possibile, lo faccio volentieri perché io non ho, come sa la mia discassat, non ho consegnato il paper, ma ho consegnato una assai ampia scaletta. Se si potessero avere già adesso, nella forma in cui sono, le relazioni, almeno tra coloro che hanno partecipato al convegno, come dire, avremmo l'opportunità che Melis ha avuto di leggere pezzi come quello di Rene in integrale e non solo ascoltarli. L'ultimo punto su Lucia e su Guido. Quando hanno parlato della Chiesa, quando Lucia ha parlato della Chiesa Cattolica durante la Seconda Guerra Mondiale, il fascismo al secondo. È vero, ho molto apprezzato il discorso di Lucia sul fatto che tra il 40 e il 43 la posizione è intermedia, non è così pronunciata del magistero. Io però qui ci vedo comunque un segno di quella spinta totalitaria. Perché? Perché la guerra tra il 40 e il 43, per non dire tra il 39 e il 45, in realtà fa un balzo enorme in avanti. Quindi, se di fronte all'enormità del conflitto, come esso si configura per via della guerra nazifascista, di assalto alla pace internazionale, con le tecniche di una guerra fascista e, diciamo, nazista, se di fronte a questo si fa solo una tiepida adesione, beh, siamo sempre nel campo che Guido parlava di un silenzio. Cioè, la totalitarizzazione non è che tutti sono d'accordo e tutti sono convinti. Quando è possibile, sì, ma quando non è possibile, anche la neutralizzazione fa parte di un meccanismo e di una condizione totalitaria. E a mio avviso il silenzio dall'alto, diciamo il silenzio globale, sia pur tiepido, indebolisce il parroco locale, nella sua forse aspirazione alla pace e al praticare la fede o a diffondere la fede tra il 40 e il 43 nei modi in cui l'aveva auspicato tra il 39 e il 40. Quindi è un'enorme responsabilità che la Chiesa Cattolica, come altre chiese, perché anche la Chiesa Protestante non è che faccia di meglio, però noi stiamo parlando del fascismo. E anche in questo senso, ripeto, il meccanismo totalitario è in azione. Questa categoria, di cui dobbiamo fare filologia, e storia, continua, secondo me, ad aiutarci molto. Grazie, grazie. Adesso do la parola ancora a Antonella Meniconi, pregandola di essere un po' breve, perché siamo quasi al momento del collegamento. Sì, brevissima, insomma, più o meno. Intanto grazie per queste relazioni, veramente ho preso tantissimi appunti e di molte proprio, insomma, hanno arricchito anche la consapevolezza di alcuni passaggi. E chiaramente la relazione che per me è più, diciamo, su cui è più facile intervenire è quella di Irene, perché i temi che ha affrontato sono temi su cui si interroga e che lei ha riuscita anche molto apprezzabilmente in 20 minuti a parlare della scienza giuridica civilistica nel periodo fascista e poi dopo, insomma, è veramente una relazione interessante. Volevo capire questa affermazione che tu a un certo punto hai fatto sul che il baluardo della legalità è un'arma spuntata in qualche modo, e hai citato Calamandrei, no? Chiaramente penso che per ragioni di brevità non si può qui affrontare, perché come ha scritto un po' di anni fa Paolo Borgna, in realtà, diciamo, Calamandrei fa questo cambiamento dal prima, diciamo, dal 36, quando appunto si schiera contro il diritto libero, con la barriera appunto della legalità e anche del rispetto delle leggi da parte del giudice interprete, e poi ovviamente dopo invece sposa l'interpretazione evolutiva da parte della magistratura e del giurista. E quindi è un'arma spuntata, secondo me, però allo stesso tempo è un'arma importante. Penso che, insomma, abbia costituito comunque una barriera rispetto a delle degenerazioni che potevano anche andare oltre in Italia rispetto a questo problema, sia poi dell'applicazione delle leggi razziali anti-ebraiche, che chiaramente anche sul ruolo della magistratura ci sarebbe ancora molto da
da discutere. E insomma, lo vedo in modo problematico, così come mi ha colpito poi rispetto alla tua relazione anche questa considerazione che non avevo mai troppo compreso, cioè che i codici in ambito civilistico, procedure codice civile, alla fine arriva la lunga elaborazione giuridica proprio negli anni della guerra, no? Insieme all'ordinamento giudiziario. Questa è una considerazione che vorrei forse insomma approfondire poi in futuri studi. Un'ultima cosa, che si mette mano l'articolo 1 del codice civile con le leggi antiebraiche, e anche adesso diciamo l'articolo 1 del codice civile è in qualche modo oggetto di una proposta di riforma, ed è interessante che sempre su questo articolo sulla capacità giuridica si vada a analizzare. Grazie, adesso però voglio chiedere a chi può rispondermi, non vedo. Possiamo collegarci con... Allora, se possiamo collegarci, diamo la parola a Paolo Colombo. Non è arrivato? Allora possiamo dare un'altra... Chi è di voi che ha chiesto prima? Madame Bonucci, forse? Certo, c'è tempo, si accomodi. Aspettiamo, naturalmente abbiamo qualche problema di... No, volevo intervenire a proposito di questa, cioè prima cosa era veramente molto interessante tutte le relazioni che abbiamo ascoltate, questo dibattito infinito a proposito del totalitarismo, forse serve la comparazione anche su questo, con gli altri regimi cosiddetti totalitari, cioè la Germania almeno e l'Unione Sovietica del periodo stalinista. E anche lì, se guardiamo bene, e poi i specialisti del mondo russo l'hanno detto bene, per esempio per l'Unione Sovietica o i specialisti anche del nazismo, cioè totalitario non significa un blocco compatto, ci sono delle tensioni, ci sono poli di potere diversi. Alain Bloom per l'Unione Sovietica, anche Moshe Levin hanno spiegato bene che ci sono delle lotte di potere, eccetera. Poi anche il discorso sulla fine, cioè che ho spesso, e che il professore Melis ha anche un po' riproposto, cioè è chiaro, essendo regimi a tendenza totalitaria, così forse possiamo trovare un accordo, non vuol dire appunto che la storia non passa, che non ci sono delle contraddizioni e che alla fine c'è una caduta, cioè l'argomento della caduta finale secondo me non è un argomento soddisfacente, perché sono apparati sottomessi appunto alla storia. Allora, io avevo due domande piccole, una a Duranti, non so se c'è, sì, a proposito di queste citazioni di diplomatici, cioè se ho capito bene, lei ha detto che i diplomatici all'estero, in particolare in Francia, sorvegliano, cioè fanno dei rapporti dicendo se tale è ebreo, non ebreo, eccetera, cosa che mi ha interessato ovviamente. Volevo sapere se è una iniziativa spontanea o se c'è se una risposta a una domanda del centro, e ovviamente la cosa non ha la stessa significazione. E poi volevo domandare a Lucia se c'è pure una, cioè anche seguendo una discussione che avevamo ieri sera a cena a proposito di questo oggetto strano tipicamente francese che è la laicità, non so neanche se si traduce in italiano, la laicità, che è capito malissimo all'estero e che ci fa passare per dei razzisti, mentre la laicità è un concetto di neutralità, cioè negli Stati Uniti per esempio è capito malissimo, è stato pensato come uno strumento per garantire una neutralità, è stato pensato all'inizio contro la Chiesa Cattolica, questo va anche ricordato. Vabbè, ma è un altro discorso, ma è una cosa molto accesa. Volevo sapere se il fascismo, cioè se la Chiesa su questo specificamente
ha trovato delle notazioni e delle riflessioni. Grazie. Adesso noi abbiamo questo problema, che all'1:20 dobbiamo sgombrare la sala, vero? Dico bene? Allora, Irene, hai chiesto tu di parlare? No, io alle 13:10 devo uscire una... Vuoi fare tu adesso una piccolissima replica, perché vogliamo sentirti naturalmente. Sei stata tirata in ballo anche da me, devo dire, forse impropriamente, ma insomma. E poi ti lasciamo andare. Però poi abbiamo non più di 25 minuti. Il problema della legalità è un problema enorme, che chiaramente meriterebbe da solo una relazione. Sinteticamente, avevo nel testo scritto indicato queste tappe. 45, Giovanni Miele scrive un testo coraggiosissimo e dice: alla scienza giuridica non è con questa tattica che si vincono le guerre. Se la scienza giuridica si dichiara sempre serva della legge, diventa serva di qualsiasi potere. Quindi è una scienza democratica sotto regimi democratici e autoritaria sotto regimi autoritari. Al tempo stesso il baluardo della legalità preserva l'ordinamento dai precipizi nazionalsocialisti e quindi è un'arma fragile, forse spuntata, ma è un'arma. Calamandrei possiamo prendere un dies a quo, il 42, la legalità a tutti i costi, il giurista ha il dovere di obbedire alla legge, dice lui, anche se i contenuti gli fanno orrore. Si arriva al 56 dove difende Danilo Dolci e invita di fronte alla Costituzione repubblicana e al testo unico di pubblica sicurezza fascista, invita la magistratura apertamente a partecipare all'opera di bonifica costituzionale dell'ordinamento italiano. Nel 45 dice la legge è un calco nel quale può essere colato l'oro e il piombo, quindi o si lavora sui contenuti o il culto della legalità non funziona. Al tempo stesso però, vedi com'è complicato, nel 44 lui parla di legalità contraffatta, dice la legalità è presentabile, poi c'è un legalismo sottostante che è il volto vero del regime, e anche questo è assolutorio per i giuristi, cioè i giuristi alla fine hanno lavorato sulla faccia presentabile del regime, smentita costantemente da questo per dire che è di estrema complessità il problema. Ma è anche vero che i giuristi sono abituati a riferirsi alla legge perché, per ragioni storiche molto complesse, dalla Rivoluzione francese in poi la legge era vista come la custodia più affidabile per i diritti e le libertà, per tante ragioni che qui non si possono ricostruire, e quando si trovano di fronte a una legge con contenuti invece persecutori, liberticidi, sono anche spiazzati. Cioè la legge che doveva essere il baluardo dei diritti e delle libertà diventa altro da sé, e questo crea anche un effetto smarrimento che non è banale. Su questo ha scritto cose molto belle Carnelutti, ma che sono scritte nel testo. L'altra cosa, siamo in disaccordo io e Guido? Questa cosa non è possibile. Siamo in disaccordo da sempre, per sopravvivere. Ma ci vogliamo un bene dell'anima. Diciamo, però certo, queste bestioline parassite a volte sono un po' più che bestioline parassite, insomma le norme di discriminazione razziale, la definizione della soggettività è centrale per un codice civile. Tagliare fuori dalla definizione di soggetto di capacità giuridica una fetta rilevante della popolazione italiana, perché di razza, come si diceva allora ebraica, non è proprio uno scherzo di poco conto. È vero però anche quello che dicevo nella relazione, cioè il codice è costruito per dialogare con l'esterno, rinvia costantemente a norme corporative e leggi speciali, quindi la sua vita vera sarebbe stata anche determinata dal contenuto di questi rinvii. E quindi veramente credo che quello sia un codice che può vivere più di una vita e che ha saputo in qualche modo attraversare anche gli anni dell'Italia democratica senza essere vissuto, il codice civile dico, e poi per gli altri il discorso è più complesso, come un codice autoritario. E poi ricordiamoci che sul codice civile c'è anche un grosso problema, è quello di distinguere, c'è un grosso problema anche per i fascisti, diciamo così, che è quello della terza via. Cioè bisognava stare attenti al grado di assalto, diciamo, sul diritto privato per evitare di replicare soluzioni tipiche del socialismo poi sovietico. Cioè c'era l'esigenza comunque di riconoscere la proprietà individuale, l'iniziativa economica privata. C'è un'esigenza forte di distinzione rispetto a una possibile deriva di tipo, diciamo, socialista. Ultima cosa, il totalitarismo. Qui io sono, ma Guido lo sa, quindi eravamo già d'accordo, ve lo posso dire, no scherzo, io penso che la vocazione totalitaria sia chiaramente nucleata e sono perfettamente
d'accordo con quello che diceva anche ieri Alessandra, i discorsi sono una parte integrante, l'ideario è una parte integrante nella ricostruzione dell'identità di un regime. Poi è vero che ci sono molte resistenze, alcune dovute a, come dire, dinamiche interne al fascismo, altre dovute alla presenza di istituzioni, vischiosità, interessi diversi, ma tutto questo secondo me non attenua la importanza di questa vocazione totalitaria, che forse non si realizza nella sua compiutezza, però mi pare anche che questa prova di aderenza tra intenti e realizzazioni, così millimetrica, si tende a chiederla solo per il fascismo, no? Cioè ogni discrepanza tra intenti e realizzazione serve in qualche modo, retroagisce sull'identità del fascismo per dire, beh, ma in fondo. Invece io credo che questa prova di aderenza non la si chieda per altri periodi storici, quindi io sono d'accordissimo nel dire che questa vocazione totalitaria ha avuto degli importantissimi freni che probabilmente l'hanno azzoppata pesantemente, ma ritengo allo stesso tempo che sia stata chiaramente identificata e che molto anche si sia fatto per tentare di dare ad essa una attuazione non improvvisata. Io ho in mente Alfredo Rocco, insomma, scrive pagine lucidissime, ma è anche uno che sforna una quantità impressionante di leggi che hanno un'impronta chiara in questo senso. Mi taccio. Grazie, grazie. Naturalmente sarei tentato, ma insomma adesso stop. Tanto avremo mille altre occasioni, no? Speriamo. Allora, adesso andiamo per ordine alfabetico. Fabio De Ninno. Intervento. Sì. Allora, Ceci. Sì. No. Fabio De Ninno risponde alle obiezioni o alle considerazioni che ha sentito sul allora, paper e poi tutti anche gli altri fanno lo stesso, perché non possiamo far di più. In ordine crescente di complessità le risposte. Innanzitutto, se guardiamo il meccanismo della spesa e prendiamo in considerazione solo il potenziamento tecnologico, la spesa dell'esercito sarebbe anche inferiore a quella riportata, quindi succederebbe esattamente il contrario di quello che diceva Nicola, si sbilancerebbe ulteriormente a favore di aeronautica e marina. Le riflessioni sul crollo e come viene percepito questo crollo tra 40 e 41, mi pare che fosse questo l'oggetto della domanda, cioè come si spiegano questi osservatori stranieri la contraddizione tra tutto quello che hanno pensato prima e quello che succede poi nella seconda guerra mondiale. Era questo quello che perché non ho ben colto il punto della domanda, allora, se poi vogliamo precisarlo. Innanzitutto le inefficienze vengono registrate già prima, nel corso del periodo tra le due guerre. Il punto è che quando esaminiamo questo meccanismo di elaborazione dell'immagine militare dell'Italia fascista, ci troviamo di fronte ad una macchina complessa, per ciascuno dei paesi considerati, che non è solo diplomatica o solo militare, ma è frutto di analisi che riguardano tutti questi apparati che poi producono delle sintesi su cui vengono prese le decisioni politiche e diplomatiche. E in realtà esiste una, diciamo, maggiore criticismo tanto più sono prossimi alle forze armate italiane. Cioè gli osservatori più vicini, di solito gli addetti militari, sono molto più critici degli osservatori che sono al centro. E quindi di conseguenza esiste, diciamo, anche una discrepanza in questo flusso di informazioni. Questa discrepanza emerge poi ovviamente con la guerra e in realtà, per quanto mi è dato sapere osservando anche, non so, le osservazioni dell'addetto militare giapponese a Roma, quelle degli addetti militari tedeschi e le analisi britanniche, c'è una grossa sorpresa per l'incapacità di comprendere quelle che sono le debolezze del regime che diventano evidenti e si assiste dopo quindi a una ripresa e messa in discussione in sostanza della capacità del fascismo di costruire appunto queste forze armate ed è un trauma quasi. Va detto che in chiave comparativa i giudizi sbagliati non è che riguardano solo l'Italia perché accadono anche nel caso del Giappone con gli Stati Uniti, insomma, quindi ci sarebbe molto da dire. Riguardo l'enorme quantità di temi messa sul tavolo dal professor Melis, perché qui ci sarebbe praticamente da scriverci non un libro, ma secondo me 10 o 12, insomma. Allora, cominciamo da questa questione del reticolo di potere della Marina. In realtà la Marina secondo me non è un'istituzione che guarda al passato, perché è un'istituzione tecnologicamente concentrata, tanto quanto l'aeronautica, ed è questo il grande punto in comune che hanno.
Questo reticolo di potere esteso su una parte del paese, perché la Marina recluta il suo corpo ufficiali nel centro-nord e nelle aree urbane. Quindi di solito sono persone che vengono da un ambiente particolare, in cui tra l'altro esiste una continuità tra periodo liberale e fascista, che è strettamente legato al movimento nazionalista e al mondo della grande industria. Questo l'aveva spiegato molto bene Francesco Zampieri in un libro sulla storia sociale della Reggia Marina. Questo continua nel periodo successivo e a mio avviso quello che succede è che questo gruppo di potere, un gruppo economico, un complesso diciamo sociale, trova un interlocutore nel fascismo in grado di soddisfare una serie di ambizioni di espansione e visioni geopolitiche che sono in embrione nel periodo liberale e poi troveranno pieno sfogo successivamente. Si è parlato di integrazione all'interno del regime per quanto riguarda la diplomazia, no? Mi è stato detto questo. Secondo me è un po' quello che accade, questo, c'è un'integrazione di questa elite all'interno dell'apparato nel quale si trova una corrispondenza riguardante una serie di valori che questa elite contribuisce a costruire, perché poi, voglio dire, un pensiero geostrategico, quelli che hanno fatto la marcia su Roma, io dubito che ce l'avessero, dovevano mettercelo i militari, che trovano una corrispondenza all'interno. Le elite militari quindi secondo me sono elite fasciste, sì, in realtà, perché trovano questa collocazione all'interno del regime. Poi ci possono essere delle, diciamo, sfumature più o meno forti, alcuni testimoniano un'adesione minore. Ducci, che è capo di Stato Maggiore della Marina dal 31 al 33, pare avesse parlato anche della possibilità di fare un colpo di Stato contro Mussolini, questo secondo le memorie del figlio, che però sulla cui affidabilità io avrei seri dubbi, insomma. Però c'è una gradualità. Però in questa gradualità, secondo me, si assiste ad una crescita di consenso nei confronti del dittatore che si manifesta anche nella volontà, ad un certo punto, che parte dall'aeronautica e della Marina, di conferirgli un pieno controllo sulla politica militare. Perché la legge del 38 in realtà non è che sbuca dal nulla, ma sbuca da una riflessione più profonda cominciata all'inizio degli anni 30 sulla questione del comando in guerra, in cui l'aeronautica e la marina, parallelamente, nello stesso periodo in cui si aprono al partito fascista, cominciano a dire bisogna creare un meccanismo di gestione della politica militare e del comando in guerra che deleghi la responsabilità delle decisioni politiche a un duce assessito collettivamente dai capi militari. Ora, se questa non è integrazione e in qualche modo adesione, no, ho finito. No, no, ho finito. Quindi assolutamente sì, l'elite militare è anche un'elite dello Stato fascista. E questa è la risposta che io mi sento di dare sulle mie conoscenze. Grazie, è molto interessante anche questo. Adesso do la parola a Duranti. Allora, molto velocemente, quello che chiede Matar Bonucci ha senso, anche se è di difficile risposta, nel senso che non c'è. Allora, qui siamo dal maggio al giugno del 36, l'ambasciatore Cerruti dice nel maggio di far sorvegliare Blum, cioè c'è un osservatore suo che segue Blum da un punto di vista di quelli che sono i suoi spostamenti informali, di conseguenza lo fa seguire da un punto di vista non spionistico, ma da un punto di vista di cercare di individuare le eventuali gaffe di Blum, cercare di identificare come nel privato Blum possa essere screditato. Il punto di fondo è l'ebraismo di Blum e il fatto che Cerruti quotidianamente dal maggio al 6 di giugno relazioni su questo aspetto e queste cose si trovano non nel fondo Francia del Ministero degli Esteri ma lo si trovi all'interno delle carte di gabinetto, ha un ruolo molto più specifico, privato, fra Mussolini e l'ambasciatore Cerruti che... Allora, a noi ci manca il documento con il quale Mussolini chiede di far questo, però Cerruti quotidianamente fa questo lavoro e scrive sulle attitudini ebree o ebraicizzanti di Blum e del suo staff, al punto tale che è del
5 di giugno l'invio del 5 giugno 36 l'invio dell'organigramma del governo Blum con tutti i legami con l'ebraismo francese dei personaggi che sono Blum, Daladier, Esaïe soprattutto. E su questi si cerca di fare i collegamenti con le logge massoniche o con le comunità ebraiche francesi. È un interesse specifico. È abbastanza evidente che Cerruti riceve un mandato, è abbastanza evidente anche un altro aspetto, il servilismo di un Cerruti che l'anno dopo sarà poi fatto fuori perché giudicato troppo morbido nei confronti di Francia e Inghilterra, ma ha svolto bene il suo ruolo l'anno prima, nel 36 appunto. La questione che ha sollevato, io sono d'accordo sia con Nicola che ovviamente con Patrizia, perché? Perché è chiaro che esiste una questione, cioè il fascismo è fin dalle origini un problema per Ginevra e questo lo si capisce in una maniera chiarissima quando fin dal 32 il nostro delegato a Ginevra, quello che è il sottosegretario a Ginevra, scrive chiaramente che se ci trovassimo costretti a prendere, 32, a prendere verso la società delle nazioni un atteggiamento esplicitamente negativo, addirittura ostile e secessionistico, 32, noi siamo nel 37, non c'è ancora la crisi etiopica, il problema è che Ginevra è un problema, noi siamo un problema per Ginevra e Ginevra è un problema per noi. Perché? Perché noi contestiamo la dimensione non gerarchica di Ginevra, l'aspetto democratico della discussione. Il punto è che noi mandiamo a Ginevra una delegazione che organizza di fischiare il negus nel momento in cui arriva, perché è inconcepibile, e lo scriviamo da Ginevra, lo scrive Paolucci di Calboli, non si può avere nella stessa sala un personaggio come il RAS e il Negus, scusate, e un personaggio come il nostro rappresentante diplomatico, perché non siamo nazioni con la stessa dignità. È questo che noi contestiamo di Ginevra e quindi si chiede di cercare di avere, nel caso in cui noi dovessimo uscire da Ginevra, possibilmente di farlo nel momento in cui c'è un responsabile, un segretario generale francese, così da indebolire ancora di più la posizione francese. L'altro aspetto, perché chiudo immediatamente, tutto il fronte dell'interesse di Ginevra si vede dal fatto che l'Italia esce da Ginevra ma rimane nel BIT, perché conviene, per propagandare ovviamente la dimensione del corporativismo e perché esiste una struttura importante, il Comitato contro la schiavitù, in cui noi chiediamo di essere parte in causa e di svolgere all'interno di quello un lavoro di fiancheggiamento importante fin dal 33 che ci servirà, lo dicono chiaramente i diplomatici a Ginevra, per impostare su questo aspetto la questione dell'Etiopia. Quindi stare a Ginevra per denunciare la questione della schiavitù come elemento centrale di Ginevra. E poi c'è tutta la questione ovviamente dei tanti comitati che servono, quindi la maternità e l'infanzia, il lavoro minorile, lì su queste cose l'Italia svolge un ruolo che gli serve ovviamente di autopromozione. Scusate, sono fatta lunga. Grazie. Gli ultimi 5 minuti sono di Lucia Ceci. Scusate questo ruolo da metronomo, ma insomma non si può non fare. No, grazie, no, scusate sia per l'orario che per la rapidità che magari ho avuto nei passaggi della mia relazione e che devo avere anche adesso. Spero, stando al primo commento che tu hai fatto, che io non abbia dato l'impressione di una Chiesa cattolica contro il fascismo. Io viceversa ho cercato per quel che riguarda l'ultima parte della Seconda Guerra Mondiale, no? Che pur avendo contribuito fortemente alla costruzione, all'affermazione del regime e alla costruzione del consenso al fascismo, il passaggio del 39, dal 39 in avanti possiamo dire, ma che si può retrodatare ulteriormente al 37 e al 38, ecco, no? Vede l'avvio di di cambiamenti, di trasformazione che poi consentano ai cattolici di farsi e di proporsi come portatori di un antifascismo morale nel secondo dopoguerra. Ora si tratta di questioni e di cambiamenti che riguardano, penso, più in generale, no? L'atteggiamento degli italiani nei riguardi del regime, nei riguardi del conflitto.
Io non ho mai, credo, insomma, citato, ma volutamente, le posizioni di Pio XII sulla guerra mondiale. L'ho fatto in maniera molto schematica nel testo scritto, perché si tratta di una questione enorme che sarebbe davvero banale, insomma, no, semplificare in pochi passaggi. E quello che che però mi sento di ribadire anche in questa sede è che la guerra castigo per le società che si sono allontanate dalla Chiesa non è una guerra rivoluzionaria, no, quindi no, non è una guerra, non viene recepita come una guerra rivoluzionaria, come l'indicazione di un'adesione a una guerra rivoluzionaria, non viene recepita come una adesione, con una richiesta di adesione ad una guerra fascista, cosa che invece era avvenuto nel 35-36 e poi nella guerra di Spagna, e tra le società che si sono allontanate dalla Chiesa ci può stare anche la società italiana nella quale si è affermato il fascismo, che è diventata a sua volta una religione, no? Quindi chiudo su questo, perché le questioni sarebbero davvero tante, con un accenno al totalitarismo, alla questione, insomma, del totalitarismo. Nel 38 Pio XI afferma: esiste un solo vero totalitarismo, questo totalitarismo rappresentato dalla Chiesa, no? Quindi di qui la domanda che si può porre. Da un lato la Chiesa può, col cattolicesimo organizzato, la stampa, i parroci, l'università cattolica che forma una nuova classe dirigente e così via, pone un argine all'ambizione totalitaria del regime. E dall'altro lato però è anche una visione di una società organica, corporativa, che veicola un modello non dissimile, no? Per altri aspetti, esatto, no? Che hanno diverse affinità e che però alla fine finiscono per trovarsi in competizione e anche quindi alternativi finita la guerra. La laicità, ci sarebbe, grazie per la domanda, ci sarebbe moltissimo anche su questo da dire, no? Il concordato sia per la parte della sovranità territoriale che per la parte dell'educazione viene percepito come un arretramento, no, dello Stato, dallo stesso Rocco, no? Dello Stato sia sul piano territoriale che scusate se parlo in maniera non davanti a degli specialisti, sia rispetto al controllo della prospettiva educativa. E quindi c'è poi l'intervento, no, e la posizione di Croce, che non approva i patti lateranensi, poi di fatto si afferma questa prospettiva, che si traduce anche nella legge dei culti ammessi, sui culti ammessi, per cui il cattolicesimo diventa talmente fondamento dell'identità nazionale italiana che le confessioni protestanti, le chiese protestanti vengono limitate nella loro capacità di azione, non tanto e non solo per motivi religiosi, ma perché vengono definite antinazionale, non tanto nella legge sui culti ammessi, ma nelle poi disposizioni che vengono prese da Buffarini Guidi, insomma, a vari livelli del Ministero di interventi da parte del Ministero degli Interni. Bene, abbiamo osservato l'orario, sono un altro, questo è già un merito, e grazie ai relatori, è stata una mattinata molto bella, abbiamo imparato un sacco di cose. Ah, Colombo, sì, scusa. Paolo, sei ancora lì? Scusami. Certo, ci allora, sono, diamo ma... Diamo a Paolo, no. Nessuno ha intervenuto sulla relazione di Colombo, però chiedo scusa a Paolo. Guido, non devi scusarti. Nessuno ha intervenuto sulla relazione di Colombo. Qualcuno vuol dire qualcosa? Prego. Diamoci 5 minuti di tempo in più. Scusaci, ma siamo vincolati da un orario che non è... Nessunissimo problema, sono Guido. Nicola Lavacca, non so se vedi. Ho apprezzato molto questa relazione che un po' prosegue anche il volume mulinesco di qualche tempo fa. Per quanto riguarda il rapporto con i militari, faccio solo una piccola chiosa.
è vero che il re non è abolito, è vero che il re non è ucciso o deportato, e questo è un dato di fatto. Però, diciamo così, la forza che il monarca e la monarchia e la corte aveva stabilito con l'amministrazione militare in età liberale era un enorme, se posso dire brevemente, moral suasion, cioè un rapporto strettissimo tra il re e il ministro della guerra e della marina, bypassando il presidente del consiglio o anche investendo il presidente del consiglio direttamente. Certo. Questo è schematizzo brutalmente vista l'ora prandiale. Allora, al tempo del fascismo, ripeto, il re sta sempre in piedi, non è altissimo ma sta in piedi, però non può saltare il presidente del consiglio perché quello è il duce. Il presidente del consiglio peraltro è anche il ministro dell'interno tra il 26 e il 43, quindi sull'ordine pubblico sempre al duce si deve riferire. E il duce ha fatto una carriera militare straordinaria da caporal maggiore a primo maresciallo dell'impero, 38-43. È ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica. Insomma, c'è il re, però mi sembra che molta parte della moral suasion non la può fare, perché la deve fare con la stessa persona. Questa era solo un'osservazione tecnica banale, un promemoria. Grazie. Beh, insomma, c'è la firma regia su ogni atto normativo, e quindi il re, se volesse, potrebbe opporsi. Non si oppone, questo è il punto. C'è un caso in cui uno o due decreti, adesso non mi ricordo chi ha scritto un articolo sulle carte della storia su questo tema, uno o due decreti vengono decisi da Mussolini e non sono firmati dal re. Il re è in crociera nelle acque italiane dell'Africa e non può essere raggiunto. C'è uno strano caso, un giallo, il telegramma non lo raggiunge. E allora Mussolini le manda in gazzetta e poi il re, quando torna, le firmerà. Ora, voglio dire, il rapporto era questo, perfino su un atto formale potevano avvenire degli strappi, perché naturalmente, questo l'abbiamo capito tutti, l'unico caso, come Paolo sa meglio di me, è il maresciallato dell'impero. Sul maresciallato dell'impero Vittorio Emanuele fa quello che non ha fatto sulle leggi razziali, no? Si offende perché quella norma parifica il duce alla sua. Ma quando poi il comando supremo viene affidato durante la guerra al duce, il re non dice nulla. Quindi è vero questo che dice Paolo, e io ho molto apprezzato anch'io quell'elenco, avevo scritto un puntiglioso elenco di momenti e di fatti in cui si configura un ruolo del re. Ma poi sui fatti salienti, che sono quelli che in qualche modo segnerebbero di nuovo le distanze tra il potere del re e il potere, su questo non avviene, non succede. Insomma, questo è un punto. E il giudizio storico deve vertere su questo punto, però anche io ho molto apprezzato il lavoro di Paolo, lo volevo dire. Posso dire una cosa velocissima, a parte perdonatemi, ma io non ho avuto modo di sentire chi era l'autore della domanda, molto apprezzato anche negli atti. Posso proprio una cosa rapidissima? Sì, dai, no, Baris, appunto, la domanda. Io sono Tommaso Baris. La domanda, diciamo, la relazione è molto interessante perché mi sembra ci abbia. Era una domanda per Paolo, però. Così può rispondere a tutte le questioni. Cioè, molto interessante, no, tenere insieme le due cose, la relazione del professor Colombo, che ci ha riportato agli spazi di possibilità con le considerazioni di Nicola sulla limitazione di questi spazi. Facendo una battuta, abbiamo chiuso sul cosa sarebbe accaduto se fosse stata. Forse la domanda è perché però questa dimensione non ha, come dire, poi non è stata sviluppata, non è interagito. Immagino, spero che ci sia la risposta poi nel contributo scritto, no? Sul perché, pur avendo questa disponibilità in quel quadro, come dire, la traduzione la possibilità di dire no non è avvenuta. Quindi quali erano le basi, evidentemente fermo restando gli screzi, di una condivisione più profonda, pur non essendo ovviamente il re, come ha ricordato Nicola, fascista. Quindi, Colombo, non what if, Colombo ha accennato al carattere del re, ha fatto un'osservazione molto... Certo. Paolo, di una parola finale. Sì, se posso dire una cosa velocissima, capisco i tempi sono strettissimi. Tutto giusto, ringrazio delle domande.
Proprio questo intendevo, e ho dichiarato molto onestamente i limiti attuali del mio stato di ricerca, che non vanno disconosciuti. Il presupposto essenziale era una vulgata che presenta emarginata la corona e quasi assente. Da quello che sembra emergere allo stato attuale, questo non è vero. Naturalmente non abbiamo nessuna difficoltà a non trovare in questo una soluzione politica della corona e del re, perché poi l'effettiva pregnanza d'azione non la registriamo. In quel senso lanciavo con una battuta, una provocazione, dicendo che forse in questo caso bisogna ragionare al contrario, se lo si vuol fare, cioè facendo una sorta di storia del sé al negativo, e chiedersi non tanto cosa avrebbe potuto fare e non lo fa, ma cosa sarebbe successo se non ci fosse stata. Non sto difendendo in nessuna maniera la monarchia, né peraltro il mio obiettivo è quello di accusarla in questo momento. Si tratta solo in termini di storia e istituzioni di rilevare che tutta una serie di prassi, di procedure restano in piedi. E proprio questo ci spinge eventualmente a formulare un giudizio che in sé esula dall'analisi della persistenza di quelle che io chiamo dinamiche istituzionali, ma che naturalmente si sposa con la realtà dei fatti. Il re non sembra poi influenzare in concreto, in attivo, positivamente queste cose. Ci possiamo chiedere, se non ci fosse stata, ci sono tutta una serie di segnali che comunque il Duce, Mussolini, i fascisti frenano, rallentano, chiedono prima l'opinione del re. Poi è evidente che siamo davanti a una forma di protagonismo strabordante che cancella per di più una figura come quella che scherzosamente si diceva giustamente poco fa, anche quando sta in piedi non è che occupa tanto spazio. Però il problema resta questo, cioè se non ci, la mia domanda, quella a cui a me già piacerebbe rispondere, mi sarei già molto contento se riuscissi a formulare una risposta, è: posso farmi un'idea di che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la corona? D'altronde Mussolini più di una volta lascia intendere che non vorrebbe avere tra i piedi il re. Cosa avrebbe fatto se non ci fosse stato del tutto? Avremmo davanti la stessa storia o ne avremmo una diversa? Però qua entriamo appunto nel campo dei giudizi, di valutazione politica, dei fatti e di un'istituzione, e francamente non è neanche il terreno su cui vorrei andare io. Però capisco le osservazioni e sono molto pertinenti, e le ringrazio chi ha posto le domande. E sono molto d'accordo con quello che ha detto Guido, naturalmente, giusto? Grazie Paolo. Io mentre parlavi, e con questo chiudo, mi è venuto un film, mi sono immaginato Stalin oppure Hitler con un fascio di carte che vanno da qualcuno, bussano alla porta, entrano per farle firmare. E questo è il punto fondamentale. Certo, giustissimo. Certo che la firma è scontata, però è un punto. Hitler continua a dirlo che l'errore di Mussolini è avere quel reuccio tra i piedi. Arrivederci Paolo, arrivederci a tutti, grazie e attenzione. Grazie a voi, grazie, buona giornata.